Annyeonghaseyo, benvenuti a tutti in questo nuovo video Gloria col martello, perché oggi diventerà Gloria tuttofare. Gloria è l'esploratrice, Gloria appendi poster, perché questo video è in collaborazione con Disegno, che ringrazio tanto. Mi ha dato l'opportunità di scegliere un sacco di poster, quindi sono strafelice di fare questo summer makeover con voi e con il mio amico Tello il martello. Appenderemo questi poster, li ho presi di diverse misure, di diversi stili, proprio per cercare di realizzare la sala dei miei sogni, anche se in realtà è un buco di sala, però con le stampe giuste può cambiare aspetto. Ci sono un sacco di stampe bellissime sul sito che vi consiglio di guardare, tra l'altro c'è anche un codice sconto per voi. Vi lascio tutte le informazioni del caso giù nell'info box, visto che le mie pareti sono abbastanza vuote, da come potete vedere nel prima. Ne ho scelte di diverse sul sito, ci sono stata diversi giorni e diverse ore per cercare di scegliere i poster giusti, è stato arduo decidere, però penso di avercela fatta, penso di aver scelto gli stili che più si avvicinano ai miei gusti. E qua c'è il pacco, come vedete, quindi adesso ci mettiamo per terra, tutti giù per terra, apriamo i poster, li assembliamo e decidiamo dove attaccarli. Andiamo! Stavo cadendo. Questo è il pacco che mi è arrivato, come vedete è gigante, contiene tutti i poster, cornici. Ho fatto un po' un mix di cornici, perché potete scegliere anche il colore della cornice. Ah, sono le viti sul mio... Tra l'altro ho una piccola paura riguardante il peso dei poster e la qualità di questi chiodi, che spero che reggano il tutto. Forza Italia! Ok, all'interno del pacco troviamo quest'altra scatola contenente i poster. Qua invece troviamo tutte le cornici. Come vedete qua c'è una cornice bianchissima. Io ho scelto 50x70, alcune stampe 50x70, altre un po' più piccole. Queste sono le più grandi che ho scelto. Questa invece ha il bordo legno chiaro, che secondo me si abbina con il resto della casa, dove ci sono appunto degli sprazzi di legno chiaro. Poi c'è questa qua piccolina, che invece è bordata di nero. E poi ho scelto delle cornici di mezzo. Come vedete è una via di mezzo tra quella piccola e quella grande. Questa qua è una 30x40, mentre questa era una 21x30. Anche questa con legno chiaro, e l'ho scelta anche con il legno un po' più scuro. Sempre con il legno un po' più scuro ho scelto la più piccola tra tutte, che questa qua è la 13x18. Volevo provare varie misure perché mi piacerebbe giocare anche con le misure proprio dei quadri. Poi ho scelto una chicca che dovrò montare io. Questa qua dovrebbe essere una cornice fatta, si chiama poster hangers, che praticamente sarebbe come una locandina, ecco, praticamente con il filo al suo interno, queste due assi, diciamo, di legno, noi andiamo a tenere il nostro poster all'interno di queste due assi. Ora dovremo inserire tutti i poster all'interno delle cornici e dovrò scegliere quali colori vanno dove, perché non ricordo più niente. Wow! Utilizzeremo questo bellissimo tappeto di carta per non andare a urtare i nostri poster e eventualmente rovinarli. Inizierei dalle stampe più piccole, queste qua sono quelle che ho scelto, adesso ve le faccio vedere meglio ovviamente nel dettaglio. Sono fatte strabene e sono stampati su questi cartoncini abbastanza spessi, quindi devo dire che la stampa è fatta veramente bene, sono in stra HD, sono veramente belle. Ed ecco qua il primo poster incorniciato, molto molto carino. Lo mettiamo da parte perché questo è pronto per essere appeso. Dobbiamo decidere la cornice per il prossimo poster di questa misura 21x30. Na 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 na. Mi sa che l'ho scelto per questo. Ah, ma c'è un altro. Forse era così. Sì, esattamente. Questa cornice più chiara per i soba udon ramen, che secondo me legano molto bene perché sono chiari uguali. Mentre questi qua, che sono scuri, sono delle ricette, mi sembrano delle lavagnette, ho deciso di utilizzare le cornici un po' più scure. Inizierei proprio adesso ad assemblare il tutto. Thank you.
Breve esercizio per sciogliere i muscoli dopo essere stati seduti in una posizione molto scomoda per diversi minuti. Siamo pronti per quest'altro poster. Mi è piaciuto tantissimo il posto, che come vedete è Venice Beach. Io, essendoci stata, ci ha lasciato un pezzettino di corazon, quindi quando l'ho visto ho detto no, lo devo mettere, è bellissimo. E per quel poster, come vedete, ho scelto la cornice un po' più chiara. Facciamo Venice Beach all'interno e chiudiamo Venice Beach. Adesso Venice Beach è a casa vostra. Adoro. Bellissima, stupenda. Stupenda. Bene ragazzi, per adesso i poster piccoli li abbiamo fatti tutti. Questi sono già pronti per essere appesi, sono tantissimi, mi mancano quelli grandi. Ta-da! Questa la metterei nel poster, non lo so. Abbiamo questa, poi ho scelto la luna, che secondo me è bellissima, c'è proprio la scritta luna! Un panorama giapponese di questo tram con i fiori di ciliegio. Questo però, come vedete, è orizzontale, quindi andrebbe appeso in modo orizzontale e non l'avevo pensata questa cosa. I toast, perché no? Perché no? Mi piaceva il fatto che fossero dei pantoni e questo colore grigio chiaro, azzurrino, carta da zucchero, diciamo, si intonava alla cucina. Va bene, basta, la smetto. Ciao toast! E voilà! Guardate che bello! Ah, che carino, quanto mi piace! La particolarità di questo porta poster è che non ha il plexiglass o comunque non ha la pellicola rigida protettiva lucida, ma va inserito semplicemente qui dentro, perché sono magnetici. Oh mio Dio, sono magnetici! Quindi voi inserite il poster e poi lo chiudete dentro con questo magnetismo. Ma che meraviglia! All'interno c'è anche il filo. Srotoliamo. Vado ad intuito e penso che questi vadano messi così, negli unici buchi che ci sono, perché poi da qua faremo passare il filo. L'unica cosa che adesso ci rimane è provare ad appendere il poster. Questo sta molto meglio. Ok, sono prontissima per appendere i miei poster. Ho deciso che al posto di quel quadro metterò questo con i toast, perché è la zona giusta dato che si parla di cucina e voglio che questo sia proprio in quella parete. Adesso c'è da capire una cosa molto importante: la scelta del chiodo. Potrebbe essere questo, perché lo vedo bello cicciotto spesso, anche se non è molto lungo, però è perfetto, amici. Allora, siccome io lo voglio centrale, tu ti levi. Ma non posso usare lo stesso chiodo? Favoloso, mistico, ci piace. È storto? Storto? Non capisco, ci vorrebbe una bolla. Ma che carino, guarda che carino, sembra già un bar. Leggermente storto. Ed ancora un po' storto. Come vedete qui c'è una parete super libera. E questa è una luce che non si può spostare, perché in questa casa hanno deciso di mettere le luci laterali e non sul soffitto. Qui ho quattro quadri da attaccare. Abbiamo quello un po' più grande, oppure questi due qua. Perché non riesco a immaginarlo? Ho un famoso e felice. Allora, secondo me la cosa che si può fare quando dovete rimodernare casa e non sapete come e dove appendere i quadri è fare una foto del posto, fare un collage semplicemente. In questo modo secondo me riuscirete ad avere un'idea un po' più chiara. Se non si prova nella vita non si capisce. A meno che questi li mettiamo giù bassi. O così. O così. Secondo me a scala sono molto carini. Carino. Molto carino. Mi piace perché ha dato a questa parete un po' di brio, come vedete. Benvenuti a tutti in questo nuovo video di Gloria Cucina Cose. Bello, mi piace. Questa gradazione non mi disturba poi tanto, nel senso, questo potremmo metterlo per così. Perfetto.
Perfetto, siamo dall'altro angolo della casa, l'altra ala della casa. Come vedete qui c'è un casino, ci sono due dischi appesi con un'immagine di un occhio. Non chiedetemi perché, ma quando non ho niente da fare. Il rumore che sentite è la lavatrice, è tutto normale. Comunque, cerchiamo di abbellire questa parte e questa parte, che sono le zone che ho sempre trascurato. Io andrei a togliere queste foto, anche se mi dispiace tantissimo perché sono dei ricordi, ogni volta che li guardo sorrido, però voglio trovare una parete un po' più adatta, perché tutte queste foto messe un po' così a caso con le luci appese è stata una mia creazione, non l'ho comprata da nessuna parte, ho semplicemente preso un legno di bambù e con lo spago ci ho fatto cadere i fili per poi appenderci con delle mollettine le foto, semplicemente, potete farlo anche voi. Però è arrivato il momento di toglierlo, è qua da più di 3 anni, 4 anni, quindi basta. Non è stata una grande idea utilizzare il Pattafix. Togliamo tutto questo ambaradando. Ok, la parete è molto molto sporca, sarebbe da imbiancare, ma ovviamente oggi non andremo a imbiancare la parete, dal momento in cui non ho niente per imbiancarla, ma potrò pulirla. Oh no, ma che è successo qua? Aiuto! L'onda sta qua. Sì. Devo dire che sono abbastanza soddisfatta del risultato. Non volevo avere un senso, in realtà volevo spargere qua e là un po' alla The Sims i quadri. Mi sembra tutto molto più ordinato. Sono stupida. La voglio qua. Abbiamo finito, finalmente. Io adesso mi godrò la mia casetta nuova, perché poi quando si cambia qualcosa nella casa sembra di avere una casa nuova, quindi adesso me la godrò per bene. E sono già contenta di questa parete perché è più piena, più ricca, e secondo me anche nei video di cucina. Fatemi sapere se questo video vi è stato utile o vi è piaciuto, comunque con un bel pollice in su o con un commentino qua sotto. Ringrazio ancora Desegno per la realizzazione di questo video. Vi ricordo che c'è il codice sconto Gloria Fair, valido fino al 19 luglio su tutti i poster del sito. Vi lascio tutte le info nell'info box. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ma un giorno di così potrei fare o i brownies o i biscotti. Che bello avere già le ricette, adoro.